tutti! Allora, questi pacchettini che vedete qui sono il contenuto che ho trovato nello swap che abbiamo organizzato con Rainy Pinewood, che sarebbe Luisa. E era tutto dentro una busta, però esplodeva la busta, quindi ho preferito tirare fuori prima tutto e poi dopo, comunque sia, li scartiamo adesso pian piano insieme. Questo è il suo biglietto da visita e vi lascio i link qui sotto come sempre. Poi questa era la letterina, che però non mi metto a leggere perché è un po' lunghetta. Comunque sia, grazie tesoro, sei una persona veramente speciale, dolcissima, e sono sicura che i tuoi studi a Roma andranno benissimo, quindi non ti preoccupare. Abbiamo tanta fiducia in te, tutti, e facciamo il tifo. Allora, il nostro swap era uno swap piccolino, perché il budget era intorno ai 10 euro, e il tema abbiamo deciso di fare le stagioni, questo perché comunque sia Luisa la roba kawaii la vende, quindi era inutile fare uno swap a tema kawaii, e sinceramente sarebbe stato anche un po' complicato inviargli la roba, perché che cosa mandi a una che la vende la roba kawaii? Allora, due sono i pacchetti senza niente scritto, insomma, sulle bustine, non c'è scritto niente, quindi questi li teniamo per ultimi. Iniziamo dalle stagioni. Io direi che inizio dall'estate, che è la stagione che a me piace di meno. Ora vediamo, lei scoccetta tutto, cioè ci mette 30 kg di scotch, quindi mi tocca tagliare con le forbici, mi spiace. Allora, vediamo, pian piano, se riesco a non rompere niente. Oh, uno squishy! Uno squishy! Ah, quanto è morbido! Aspettate, devo tirarlo fuori. Sì, è proprio estivo al massimo questo, ragazzi. Guardate che bello, una coppetta gelato. Si vede? Sì! Morbidissimo! Morbido, morbido, morbido! Sembra tipo plastificato, non lo so. È delizioso questo. Mamma mia, quanto è bello! Grazie! C'è anche il cucchiaino. Poi io sono golosissima di gelato. Poi, allora, andiamo avanti. Primavera. Vediamo un po' la primavera. Non volevo rompere la bustina, dai! Mi tocca, Uffi. Allora, cos'è? Cos'è? Oh, oddio, questa è una sua creazione. Oddio, quanto è bella! Aspettate, Oh mio Dio, guardate che meraviglia. Questi sono gli alberi della vita che fa lei. Oddio, è spettacolare. Grazie, no, ma... Non dovevi, è troppo questo. No, vabbè, è bellissimo. Questo lo indosserò oggi sicuramente. Grazie tesoro, stupendo. Ma veramente mi commuovo quando mi mandate queste cose fatte a mano, che io adoro. Infatti gli avevo messo mi piace sulla sua pagina a quello che aveva fatto in tema invernale. Allora, questo è autunno. Vediamo. Questo si strappa. Yeah, ho salvato la bustina. Allora, vediamo un po'. No, caramelle! Sì! Si mangia. Allora, queste sono delle caramelle che ho visto che aveva fatto tipo la recensione sul suo canale YouTube. E sono le caramelle gommose all'uva, mamma mia! Dice che sono buonissime, quindi le assaggerò immediatamente, anche perché c'è il mio ragazzo qui con me, così mi dà una mano a finirle. Buone! E sono morbide, molto squishy, squishy, sono squishiose. Anzi, sapete che vi dico? Ne mangio una subito. Proviamo, vediamo come sono. Fanculo. Allora, ho tagliato la parte che non c'entrava niente. Ok, vediamo un po'. Oh, pensavo fossero rotonde, invece guardate, sembrano tipo grappoli d'uva, che carine, sono squisciosissime. Proviamo. Mamma mia, che buone. Oddio, sono buonissime. Hanno il sapore delle caramelle giapponesi, quelli, le Neru Neru, sono buonissime. Vuoi assaggiare una? No. Offro al mio ragazzo. Poi, ultima stagione è questa, inverno. Che sniffi? Che è la mia stagione preferita, per chi non lo sapesse. Oh, ho rotto già la bustina, uffi.
un po' sempre tutto, io non sono pratica ad aprire i regali con delicatezza. Oh, vabbè, dai, su. Cos'è un braccialino? È stupendo. Aspettate, allora, questo non so se è il suo vecchio biglietto da visita oppure è il biglietto da visita che però c'è scritta solo l'email e quindi non potevo usarlo. Ma guardate quanto è carino il Molang! Bellissimo! Allora lo metto qui, è bellissimo. Guardate che meraviglia questo braccialino. È stupendo. Ha tutti questi mezzi cristalli di vari colori. Mi piace tantissimo. Lo adoro. Grazie, tesoro. Poi apriamo questi mega pacchettoni che non ho la più pallida idea di che cosa ci sia dentro. Ma guardate quanto è bello il decotape di Rilakkuma! No, allora qui devo aprirla sotto così dopo tento di salvare il decotape. Mi devo anche sbrigare perché tra 7 minuti esatti la mia fotocamera muore. Vediamo un po' cosa c'è. Cos'è? Ma cos'è? Che bello sto nastro! Allora, questo è un nastro che userò sicuramente per fare i pacchetti dato che tra poco è Natale e io non ho mai nastri. E questa è una sua creazione, penso. Vediamo un po'. Guardate che bella! È un mega bracciale di quinterrimo livello. È fatto con Alcantara? Alcantara, come si chiama quel materiale? Non lo so se è Alcantara. Boh, io queste cose non le so. Ed è celeste, che è il mio colore è uno, sì, è il mio colore preferito, effettivamente, il verde acqua. E guardate che meraviglia, questo sembra tipo l'azzurro Tiffany, è stupendo. Bellissimo, oh mia, ma sei troppo brava a fare queste cose di montaggio. Io ancora guardo l'albero della vita perché ne sono innamorata, sappilo. Quindi è probabile anzi che te ne commissionerò qualcuno più avanti. Allora, ultimo pacchettozzo. Vediamo un po'. Tagliamo, tagliamo, tagliamo. Dai! Oddio, guardate il quantitativo di roba! Cos'è tutta sta roba? Mi hanno detto tre cosine in croce, dai! Ok, questi da me sono come l'oro perché non si trovano, sono i glitter quelli adesivi. Io li uso tantissimo per fare le scatoline e il rosso, l'oro, mi servono sempre perché sotto Natale io le scatoline ne faccio tantissime, quindi grazie, grazie, grazie mille per questi, ma non dovevi assolutamente. Poi ci sono anche lilla, che sono veramente deliziosi, questi li tengo per fare qualcosa per me. Poi perline, le perline bianche, che meraviglia! Ah, perle! Io tantissime le ho date via, cioè nel senso le ho regalate praticamente, quindi devo rifarmi un po' tutta la collezione. Che carine! Poi così piccole non le avevo. Poi, che altro c'è? Allora, altre mezze perle adesive. Queste sono bellissime da usare anche sulla resina. Quindi grazie, grazie, grazie. Adesso poi che faccio la resina, sono troppo contenta di ricevere sta roba. Oh, che meraviglia, ma cosa sono? Guardate, cioè non capisco però cosa sono. Sono stupende e pesantissimi. Non sono, sembrano tipo delle pietre. Guardate che meraviglia, una pietra a forma di stella in vetro, boh, non lo so. E questa a forma di cuore, però non hanno il buco, quindi non sono perle. Non so cosa siano, ma sono stupende, mi piacciono troppo. Poi, allora, guardate che carino! Non vedete un cazzo, scusate, non vedete un cavolo, giustamente. Allora, è questo, che è un gattino carinissimo, che io mi ci farò una collanina per me perché io adoro i gattini. Che carino. Poi qui ci sono delle perle tutte colorate, anche queste sono stupende. No, non sono perle, sono pietre, però sono bellissime, le userò per il fimo sicuramente. Grazie tesoro. Poi, allora, qui ci sono dei fiori in legno, anche questi sono stupendi, li userò sicuramente, mi piacciono troppo. Questo è bellissimo, guardate che bello, è il decotape quello in carta con tutti i cuoricini, che bello, sembra tipo del merletto. E poi io adoro il blu, bellissimo. Poi qui, oh, le microperle. Allora, aspettate che ve le faccio vedere. C'è questo pacchettino pieno di microperle azzurre, e sono stupende. Poi queste qui le uso tantissimo, anche queste nella resina, quindi grazie. Ma che meraviglia! Questo da me non si trova, è il tubolare, praticamente. Sì,
serve per fare dei braccialetti inserendo dentro perle, perline, roba varia. Che meraviglia, grazie! E poi, per ultimo, ma non ultimo, gli charma baffoni, come mi conosci tu. Sono bellissime, poi argento non li avevo, quindi mi ci farò qualcosa sicuramente per me, perché io adoro i baffi, voi lo sapete. Allora, tutto questo ben di Dio me lo ha mandato Luisa, che io ringrazio tantissimo, tesoro. Il tuo pacchetto partirà appena tu mi darai l'indirizzo fisso perché si è trasferita all'università. E io ti ringrazio, questo è stupendo e te lo dirò ogni volta di più perché mi piace troppo, lo metto subito oggi. E noi ci sentiamo su Facebook, in bocca al lupo per tutto quello che ti aspetta e a tutte le altre un bacione. Ciao ciao!